Salve a tutti e benvenuti. Oggi vi parlerò della corretta gestione dei pappagalli. Da sempre l'uomo è stato affascinato dai pappagalli, dai loro colori, dalle loro voci e dal loro comportamento. Esistono 340 specie diverse di pappagalli che hanno esigenze specifiche e completamente diverse fra di loro per quel che riguarda l'ambiente, la relazione e ovviamente l'alimentazione. È quindi fondamentale, ancora prima dell'acquisto di un pappagallo, rivolgersi a un medico veterinario specializzato in animali non convenzionali, in modo da poter accogliere il nostro animale in casa al meglio possibile. Tenterò quindi di dare delle informazioni generali. Ricordiamoci sempre che i pappagalli sono per lo più animali longevi e che quindi sono compagni di vita e che necessitano di molte cure e attenzioni da parte di tutto il nucleo familiare. Vanno ospitati all'interno di una casa, una stanza oppure della classica gabbietta. La gabbietta non deve essere ubicata all'interno della cucina, poiché le padelle in teflon, quando si surriscaldano, emanano dei gas completamente non impercettibili per l'umano, ma letali per i pappagalli. Infine, il pappagallo deve poter dormire almeno 8 ore in un ambiente buio, privo di luci, privo di rumori e lontano dalla televisione. Attenzione alle nuove gabbiette che possono essere zincate e quindi intossicare il nostro pappagallo. Attenzione a posatori non corretti, a giochi per pappagalli che si possono rivelare pericolosi. Il fondo della gabbietta deve essere pulito con assiduità e deve impedire al pappagallo di venire a contatto con i propri escrementi. L'acqua deve essere fresca, sempre disponibile e cambiata giornalmente. È possibile, anzi è auspicabile, permettere ai pappagalli di poter effettuare volo libero all'interno delle mura domestiche. Ovviamente questo va fatto sotto controllo del proprietario, poiché il nostro amico si potrebbe mettere nei guai, potrebbe farsi male, beccare o ingoiare addirittura oggetti oppure rosicchiare per esempio la vernice dei quadri. Per quel che riguarda l'alimentazione, ciascuna specie ha un'alimentazione diversa, pressoché però la totalità dei pappagalli si nutre di frutta, tantissimi tipi diversi di frutta, estrusi e quindi alimenti commerciali specifici, integrati e bilanciati per i pappagalli, miscele di semi, verdura e in particolare alcuni come i lori di nettare. Per qualsiasi informazione rivolgetevi al personale della nostra clinica veterinaria. Grazie a tutti e alla prossima pillola informativa. Bum, 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 bum.